Ben ritrovati, miei blasfemi amici. Oltre al Necronomicon, nel ciclo di Cthulhu esiste un buon numero di tomi occulti inventati che contribuiscono ad aggiungere un'atmosfera di realismo alle storie dell'orrore dello scrittore Howard Phillips Lovecraft. In questo video parleremo degli pseudo-biblion creati da Lovecraft all'interno dei propri racconti e di quelli inventati da altri autori e inseriti dal solitario nell'universo narrativo dei miti di Cthulhu. Non tratterò il Necronomicon e il Re in giallo, che trovi già illustrati in appositi video dedicati nel mio canale, e nemmeno i libri creati da altri autori non menzionati nelle opere di Lovecraft. Grazie a Miranda Gurzo per la documentazione. Se vuoi sostenere questo canale, ricordati di cliccare sulla campanellina per restare aggiornato sui nuovi video. In descrizione trovi il link per il Patreon del canale, al quale puoi iscriverti per richiedere video personalizzati in ambito lovecraftiano. Se ci tieni, puoi fare delle piccole donazioni con PayPal o Ko-fi per aiutare questo canale a mantenersi. Grazie a tutti i sostenitori, ai Patreon e agli abbonati al canale. Legge la musifavolista. Il libro di Eibon. Il libro di Eibon, Liber Ivonis o Livre d'Eibon, viene menzionato in Il diario di Alonso Typer, L'abitatore del buio, L'orrore nel museo, La cosa sulla soglia, Dagli eoni, L'ombra calata dal tempo, I sogni della casa stregata, L'uomo di pietra. Venne creato attorno al 1935 da Clark Ashton Smith, è qualificato come un grimorio pregno di innumerevoli conoscenze magiche e proibite. Nel 1932, Smith cita per la prima volta il nome di Eibon come infame eretico nel racconto La porta di Saturno. Viene descritto come un potente stregone che stava diventando troppo prestigioso tra la gente di Muthulan, l'ultima penisola del continente di Iperborea. Eibon era un esperto mago che adorava Zatogua, visitò la valle di Pant e avvistò il pianeta Shaggai. Per rovinarlo, vennero messe in giro delle voci, non necessariamente false, che lo dipingevano come seguace di Zotacqua, grande antico proveniente da altri mondi in tempi remoti. Il libro di Eibon dovrebbe contenere liturgie, riti e incantesimi sia demoniaci che esoterici, oltre a resoconti delle imprese di Eibon e dei suoi contemporanei. Ha una fama seconda solo a quella del Necronomicon e contiene addirittura conoscenze che quest'ultimo non include. Sappiamo che contiene almeno 679 pagine e che include litanie a Yog-Sothoth e a Zatogua. In L'uomo di pietra, una copia era in possesso dello zio di Mad Dan Morris, ereditata a sua volta dal mago Nicholas Van Cauran, bruciato sul rogo nel 1587. In Ubbo Satla di Clark Ashton Smith viene detto che l'originale è stato scritto nella dimenticata lingua della Iperborea, da cui ne sono state tratte varie traduzioni in latino e in altre lingue. Anche se è rifuggito quasi al livello del Necronomicon, una copia è presente nella Miskatonic University. In Il demone oscuro di Robert Bloch il libro viene menzionato. La versione comune è basata sul testo Liber Ivonis del IX secolo di Caius Philippus Faber, arricchito dalle conoscenze di Gaspard in materia di occultismo. Esiste anche una versione latina edita a Roma nel 1662. Ne esiste una sola copia completa dai frammenti sparsi in tutto il mondo, oltre a varie traduzioni in francese, inglese e latino. Il Liber Ivonis compare in The Witcher 3, viene menzionato nel romanzo La terra degli incubi di Giovanni Ecker. Nell'anime Soul Eater appare un grande antico di nome Eibon. Nel film E tu vivrai nel terrore, l'aldilà, diretto da Lucio Fulci, il libro viene presentato come una chiave per accedere ad altri mondi. Le culte de Ghoule. Le culte de Ghoule, del conte d'Erlet, viene menzionato in L'abitatore del buio. Derleth sosteneva di aver inventato il libro, ma Lovecraft e Robert Bloch smentirono questa versione e risulta creato da Bloch stesso.
Dovrebbe trattarsi di un libro scritto nel 1702, inerente appunto al culto dei Ghoul e la loro natura. Il nome dell'autore, François Honor Balfour Conte d'Erlet, è un omaggio al corrispondente di Lovecraft, August Derleth, che tra i suoi antenati, tra l'altro, aveva appunto un Derleth. In La gola oltre Salapunco di Derleth si spiega che include la storia dell'esilio dei primi dei da parte dei grandi antichi. Derleth li menziona anche in Il custode della chiave e Brian Lumley in La saga di Titus Crowe. Venne pubblicato in Francia e bandito dalla Chiesa. Una delle poche copie esistenti era in possesso della Chiesa della Saggezza Stellare a Providence. Nel 1935 venne prelevato dal dottor Dexter e aggiunto alla sua biblioteca. Secondo certe fonti, dovrebbe discutere della natura dei culti dei miti di Cthulhu e indicare tremendi malefici. Compare nel romanzo Low Red Moon di Caitlin R. Kiernan e in altre sue opere. Viene menzionato nel romanzo La terra degli incubi di Giovanni Ecker. De Vermis Mysteries. Il De Vermis Mysteries, i misteri del verme, viene menzionato in L'abitatore del buio. Venne inventato da un giovane Robert Bloch nel 1935 per il racconto L'orrore dalle stelle, The Slumbered from the Stars. Lovecraft aiutò il suo corrispondente traducendo il titolo originale e alcune frasi arcane dall'inglese al latino. Il protagonista, in un piccolo negozio della South Dearborn Street, rinviene un grosso volume nero con la copertina intarsiata di metallo sul quale campeggia il titolo De Vermis Mysteries, i misteri del verme. In cerca di aiuto per tradurre il latino, si rivolge a un suo amico che, guarda caso, vive a Providence. La traduzione del libro, ovviamente, non porterà bene a quest'ultimo. Nei suoi scritti agli amici, Lovecraft lo definiva come il peggiore ricettacolo di conoscenze infernali mai redatto dall'uomo. Si tratta di un grimorio scritto dal negromante Ludwig Prynne, individuo misterioso sul quale esistevano cenni di esistenza nell'antico Egitto e ai tempi dei crociati. Durante la sua permanenza in Siria, venne contattato da stregoni e acquisì conoscenze proibite che infuse nell'infame tomo. Prynne venne messo al rogo a Bruxelles nel XVI secolo, ma prima di morire riuscì a nascondere il libro. L'anno successivo venne stampato a Colonia. Oltre a nozioni sull'esistenza dei djinn, contiene formule per evocare i vampiri stellari, rivelazioni sul culto di Sebek e del faraone nero. Una delle sue famose citazioni contiene «Tibi magnum innominandum, signa stellarum nigrarum et bufaniformis sadoque sigillum». Viene menzionato in «La stirpe di Bubastis», Il demone oscuro e l'ombra del campanile di Robert Bloch, in La casa del tempio di Brian Lumley. In HPL di Garam Wilson si ricorda che Lovecraft ispirò Bloch nel latinizzare il titolo del libro. Compare nella trilogia De Illuminatus. Nel fumetto Colui che scriveva nelle tenebre, Lovecraft ride della fine atroce che il suo personaggio fa in L'orrore dalle stelle, e si propone di rendere pan per focaccia a Bloch in L'abitatore del buio. Compare nel racconto Jerusalem Slot di Stephen King, dove permette di evocare un verme ancestrale e viene menzionato in Revival. Il Grimorio è uno dei libri consultabili nel videogame Alone in the Dark. Viene menzionato nel romanzo La terra degli incubi di Giovanni Ecker. Un Ausbrechlichen Kulten. Gli Unaussprechlichen Kulten, chiamati anche Libro Nero o Culti Proibiti, vengono menzionati in L'abitatore del buio, L'orrore nel museo, La cosa sulla soglia, Dagli eoni, I sogni della casa della strega. Viene presentato con il nome Nameless Cults nei racconti di Robert E. Howard, Figli della notte e La pietra nera, 1931. Lovecraft lo integrò nei miti di Cthulhu affibbiandogli un nome tedesco in accordo con la nazionalità dell'autore dopo essersi consultato con August Derleth, che conosceva il tedesco. Si tratta del resoconto dei viaggi di un certo von Jungs, che visse a Düsseldorf nel XIX secolo.
Le copie in circolazione nel periodo tra la soppressione dell'edizione originale di Dusseldorf del 1839, la traduzione di Bridewell del 1845 con molti errori e la pubblicazione della ristampa censurata della Golden Goblin Press del 1909 erano incredibilmente rare. Von Jungs morì nel 1840 a Dusseldorf in circostanze irriferibili, accrescendo la fama nefasta del tomo. Una copia è conservata nella Miskatonic University. Von Jungs dovrebbe chiamarsi Conrad, anche se Lovecraft riferiva di averlo chiamato Frederick in una storia da lui scritta che noi non conosciamo. Le copie tedesche hanno la copertina in cuoio rinforzata da fibbie metalliche, anche se in genere i proprietari che conoscono la fine di Von Jungs preferiscono bruciarle. Presenta, tra gli altri, certi geroglifici legati al grande antico Gatanotoa. Contiene riferimenti a luoghi e oggetti come la Pietra Nera e il Tempio del Rospo collocati in Honduras. Include riferimenti a Bran MacMorn, altro personaggio di Howard, e dell'eretico Tiog che cercò di scacciare Gatanotoa. Viene menzionato in La trilogia Illuminatus di She e Anton Wilson, The Keep di F. Paul Wilson, La terra degli incubi di Giovanni Ecker, Il respiro del sangue di Luca D'Andrea, The God of Dark Luther di Michael Chabon, Triumph, Her Majesty's di Dan Abnett. Viene menzionato in Dylan Dog numero 381. Compare nei videogame Alone in the Dark e Wolfenstein di Old Blood. I manoscritti pnacotici. I manoscritti o frammenti pnacotici vennero creati da Lovecraft nel 1928 e vengono menzionati in Polaris, Il diario di Alonso Typer, L'abitatore del buio, L'orrore nel museo, Le montagne della follia, Attraverso le porte della chiave d'argento, Dagli eoni e Gli altri dei. L'incarte nella Chaosium aggiunsero nuove informazioni a riguardo. August Derleth cita un singolo manoscritto pnacotico in La casa in Carven Street. Clark Ashton Smith cita il pentagramma pnacotico in Le scale della cripta. Vengono menzionati da Gary Myers in Xiurn. Non si tratta di un libro di incantesimi, quanto di un resoconto redatto dalla grande razza di Yit di un gran numero di eventi che hanno interessato la storia antica di questo pianeta. Erano contenuti nella città biblioteca di Pnacotus prima di essere spostati nella gelata Lomar e nelle Dreamland, con ciascun proprietario che aggiunse nuove informazioni. Sono composti da un migliaio di frammenti di pergamena. Nel XV secolo venne realizzata da un autore sconosciuto una traduzione in inglese in possesso di poche biblioteche. I primi 5 capitoli narrano la storia della grande razza di Yit, passando poi ad altre specie come gli antichi, i Loimar, gli Iperboriani, i Lumis, fino a oggi con la Fratellanza Pnacotica che ne custodisce le ultime copie. Si dice in La ricerca onirica dello sconosciuto Kadat che al loro interno vi è una raffigurazione degli dei della Terra. Né gli altri dei si menzionano i manoscritti pnacotici della gelida Lomar. A Ultar potrebbe trovarsi un'antica copia di essi. Dal XV secolo, diversi occultisti e filologi hanno aggiunto altri testi e iscrizioni, creando tante versioni diverse in circolazione. Non esiste un'edizione integrale di tutti i manoscritti. Un'edizione in 3 volumi venne stampata a Londra nel 1768 e se ne trovano copie manoscritte in varie biblioteche. Vengono citati sia in La casa del tempio di Brian Lumley che in La fortezza di F. Paul Wilson. La città Pnacotus, nel quale essi sono custoditi, compare nel videogame Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Nell'universo espanso di Doctor Who c'è una copia nella biblioteca di San Giovanni il Decapitato. Il libro di Azathoth. Il libro di Azathoth, o libro nero, è descritto in I sogni della casa stregata del 1932 come un libro di portata prodigiosa,
e viene firmato con il sangue da coloro che intendono visitare il trono di Azathoth al centro del caos finale. L'uomo nero, ovvero Nyarlathotep, si occupa di convincere umani come Kezia Mason e Walter Gilman a firmare. In La cosa sulla soglia si menziona che Edward Derby ha scritto nel 1919 una raccolta di poesie intitolata Azathoth e altri orrori, contenente versi inquietanti e sorprendenti rivelazioni. Nella miniserie a fumetti Fall of Cthulhu, scrivere al suo interno il proprio nome richiama l'attenzione degli dei esterni. Il libro di Zian. Il libro di Zian viene menzionato in Il diario di Alonso Typer e in L'abitatore del buio, per poi essere espanso da altri autori. Si tratta di un libro proveniente da una terra lontana che contiene verità sgradite alla mente degli umani difficili da accettare. Viene detto che i suoi primi 6 capitoli sono anteriori alla nascita della Terra e che era già antico quando i signori di Venere scesero sul nostro pianeta per civilizzarlo. Si tratta presumibilmente di una trascrizione del libro di Zian nel mondo reale tradotto da Helena Petrovna Blavatsky con il nome di Le stanze dal libro di Zian. Nel fumetto Alone in the Dark viene considerato il lascito di un'antica razza di alieni vissuta milioni di anni prima nell'Antartide in modo simile alla grande razza di Yeet descritta da Lovecraft. I frammenti di Eldaun. I frammenti di Eldaun, Eldaun Shards, vengono menzionati in Sfida all'ignoto, L'ombra calata del tempo e Il diario di Alonso Typer. Si tratta di frammenti di argilla prodotti nel Triassico o in epoca precarbonifera. Tecnicamente, sarebbero stati inventati da Richard F. Seawright in una run letteraria di diversi autori tra cui Lovecraft, Sfida all'ignoto. Questi però inventò una storia tutta sua e gli altri autori seguirono la sua versione siccome era un autore più affermato. Vennero scritti probabilmente da quelli di prima, anche se contengono informazioni sulla grande razza di Yeet. 23 frammenti vennero rinvenuti nel 1891 a Eldaun, negli Stati Uniti, e spediti alla Balloin University. Un certo Gordon Whitney sostenne di aver tradotto 19 o 23 frammenti prima della sua scomparsa. L'unica pubblicazione nota è la copia di Van der Hey. Delle tavolette molto simili vennero rinvenute nel Sussex. Si tratta di 42 tavolette, Sussex Fragments, delle quali 7 sono identiche a quelle statunitensi. Nel 1912, il reverendo Arthur Brooke Winters Hall sostenne di poterli decodificare, siccome erano già noti in certi ambienti esoterici. Procedette quindi a pubblicare a sue spese una traduzione, prolissa e confusa, dei segni stranamente regolari incisi sui frammenti. I frammenti raccontano la storia di cubi utilizzati da una razza di vermi alieni per spostare di corpo le menti di coloro che li avrebbero raccolti e che costituivano anche un'arma di invasione. Un cubo venne raccolto sulla Terra dalla grande razza di Yeet, che facevano dei simili scambi e li misero sotto controllo. Il 19° frammento contiene una formula per evocare il guardiano della conoscenza, ma è danneggiato, e farlo potrebbe portare a conseguenze gravissime. Nell'universo espanso di Doctor Who c'è una copia nella biblioteca di San Giovanni il Decapitato. I 7 libri criptici di Sun. I 7 libri criptici di Sun vengono menzionati di sfuggita in Gli altri dei e in La ricerca onirica dello sconosciuto Kadat come testi conosciuti da 2 personaggi, e di essi HPL non ne citò più alcun frammento. Secondo certe fonti, sono da attribuire a Sun il Vecchio, saggio leggendario forse nato nel 400 a.C. La versione più antica conosciuta è ricavata da frammenti sopravvissuti al Rogo dell'Opera, ordinato nel 213 a.C. dal primo imperatore della dinastia Qin. La certa esistenza di copie in tibetano lascia intendere che Sun avesse tradotto i libri in varie lingue asiatiche. Sembra che le versioni tibetane contengano segreti ancora più blasfemi di quelli cinesi. Una versione anonima cinese
venne stampata a Shanghai con il titolo «I sette libri criptici della Terra». L'autore, Gray Meyers, volle includere questa citazione di sua creazione nella raccolta ambientata nelle Terre del Sogno, The Country of the Worm. Curiosamente, esistono due testi mistici cinesi con un titolo molto simile, inediti in Occidente. I sette manoscritti di seta della trasmissione dei grandi misteri, Tai San Mi Shue Chi Bo Shu, e le sette tavolette di bambù della trasmissione dei grandi misteri, Tai San Mi Shue Yi Yan. I canti di Dol. I canti di Dol, Dol Chants, vengono menzionati in L'orrore del museo del 1938, ideato da Hazel Held, ma in realtà scritto da Lovecraft. Vengono utilizzati in tre racconti di August Derleth. Si tratta di un libro proveniente dall'altopiano di Leng. Una copia cinese venne rinvenuta in un monastero tibetano nel 1650 e da allora apparvero anche delle copie inglesi. Dovrebbero avere un qualche legame con le creature delle Dreamland chiamate Dolls. Il libro contiene 555 canti di natura non meditativa. Consentono di produrre effetti sugli spiriti a fini benefici e maligni, anche se i secondi sono molto più facili da ottenere dei primi. Vengono menzionati in La terra degli incubi di Giovanni Ecker e da Domenico Cammarota nel suo Il caos strisciante. Gorl Nigral. Il Gorl Nigral è un libro fittizio creato da Will Sconover nelle sue lettere con Lovecraft. Non citato in alcuna opera del maestro, il Gorl Nigral fu però di ispirazione per Lynn Carter che in un paio di racconti, The Thing in the Pit e Zot o Mog, ne tratteggiò la storia. Si tratterebbe di un libro di origine extracosmica scoperto dal mago Tzkauba di Yadit, alter ego di Randolph Carter in Through the Gates of the Silver Key, che lo rinvenne eoni fa nelle gallerie scavate dai Bol che infestavano il remotissimo pianeta. Portato sulla Terra molto tempo dopo, fu utilizzato dai maghi di Mu, che vi aggiunsero diversi capitoli inerenti la storia del loro continente e della sua cataclismica distruzione. In seguito venne conservato in un monastero nella città proibita di Leng, Yan Ho. Von Jungs, autore degli Unaussprechlichen Kulten e il suo amico Gottfried Mulder, viaggiarono nel 1818-1819 fino in Cina per poterlo leggere. Von Jungs ne parlò diffusamente nel suo libro, mentre Mulder ne trattò nella sua opera I segreti misteri dell'Asia con un commentario su Gorl Nigral, 1849. Un discendente di Gottfried, Hermann Mulder, ne pubblicò una nuova edizione nel 1935, limitata agli appartenenti alla Anne Herb. Viene citato nei fumetti della Marvel Comics. I cilindri di Kadateron. I cilindri di Kadateron sono menzionati in Il fato che colpì Sarnath. Si tratta di sette artefatti portati in Oriente da una spedizione guidata da Mr. Angstrom. Ve ne sono delle copie nella città di Kadateron e nel British Museum. Contengono la storia della terra di Mnare e della città di Ib e sul mago Ilatos che parlò con il prete di Leng. Le tavole di Nig. Le tavole di Nig, The Tablets of Nig, appaiono in Oltre i cancelli della chiave d'argento. Si tratta di tavolette presenti sul pianeta Yadit, consultate dal mago Tzkauba. Non se ne conosce il contenuto. Le cronache di Nat. Le cronache di Nat, Croniche van Nat, vengono menzionate in L'albero sulla collina a firma di Dwayne W. Rimmel. Vennero scritte da Rudolf Jergler, un mistico tedesco che ne ultimò la composizione prima di finire completamente cieco. Dopo la pubblicazione nel 1655, le autorità lo confinarono in manicomio, dove morì in circostanze sospette. Una copia venne tradotta in inglese nel 1781. Il tomo narra della storia di Nat, terra dei tre soli, oltre a certe musiche che possono attrarre entità di altre dimensioni e informazioni sulle tradizioni mistiche di Ermete Trismegisto. Osservazioni di diverse parti dell'Africa.
Osservazioni di diverse parti dell'Africa è un trattato scritto da Sir Wade Jermyn in Le vicende riguardanti lo scomparso Arthur Jermyn e la sua famiglia. Esso contiene le osservazioni dell'esploratore di tribù e animali del Congo. Nel 1765 il suo autore, convinto dell'esistenza di un'antica civiltà congolese bianca, venne rinchiuso in manicomio. E con questo è tutto. Lasciami un commento. Noi ci vediamo al prossimo blasfemo video.